Benvenuto, benvenuta alla lezione di stretching e mobilità articolare. Che cosa ci serve oggi? Un cuscino di un certo spessore e una fascetta elastica. Tenete tutto a portata di mano e iniziamo. Mettiamoci all'inizio in piedi, scusate, nel mezzo, diciamo, del nostro tappetino. Partiamo, perdonate, con i piedi vicini, ero già al secondo esercizio, invece voglio partire dal basso, quindi mani posate sulle vostre ginocchia, eseguite dei piccoli cerchiolini con le ginocchia, iniziamo a riscaldare proprio mobilizzando le caviglie e le ginocchia, l'altro giro, molto bene, cambia giro ancora. E ancora cambio. Voilà. Ora mani ai fianchi, stazione eretta, gambe distese, eleva i talloni da terra e giù piano. Sollevo e giù piano. Sollevo, cric croc. Sollevo e giù piano. Sollevo e giù piano. Sollevo. E giù, rovescia il dorso del piede e allunga bene le dita e fai come dei movimenti. Immagina con il tallone di disegnare dei cerchi. 1, 2, 3, 4. Cambia il giro. 1, riposiziona ogni tanto le dita. 2, 3, 4. Cambio dall'altra parte, rovescio le dita dietro, lascio un attimino qualche secondo al dorso del piede per adattarsi e quindi cerchi 1, 2, 3, 4, faccio l'altro giro, 1, non dobbiamo dimenticare nessuna articolazione, 4, 5 e voilà. Sciogli bene le gambe, immagina di avere dell'acqua da scrollare attraverso le dita dei piedi e quindi vai a sciogliere bene tutte le articolazioni degli arti inferiori. Ora lascia pure ai fianchi le mani e fai delle circonduzioni con la gamba destra e l'alterni con la sinistra. Cerca di lasciare comunque pari il bacino, non sollevarlo, ok? Pari, solleva solo il ginocchio. Ossigenati bene e voilà, lascia le gambe adesso leggermente separate, ok? Quindi i piedi separati, diciamo quanto le anche, braccia lungo i fianchi, scendi dall'alto verso il basso con la schiena e iniziamo ad articolare anche le vertebre, scendi il più possibile, lascia un attimino di tempo la schiena giù, così ci adattiamo nell'allungamento anche muscolare e quindi piano risali, vertebra dopo vertebra. Stai con le gambe un po' piegate, fai delle ampie circonduzioni con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, per dietro, 1, 2, un braccio fatto poco perché c'è la mansarda, 2, 3, 4 e 5. Solleva le spalle e lasciale cadere. Solleva, lascio cadere. Sollevo e lascio cadere. Ora unisco le gambe, io mi giro, unisci le mani a preghiera, braccia tese avanti a te. Apro in twist, attenzione che le gambe e il bacino non subiscono alcuna variazione, quindi il bacino continua a guardare avanti. Apro, chiudo dall'altra, esercitiamo un pochino il twist della colonna. E ancora, appena appena piegate le gambe, giusto anche per favorire la stabilizzazione di gambe e bacino che non si devono muovere. Ancora uno per lato. Voilà, bravissimi. Ok, teniamo le mani alla base dei glutei, gambe leggermente separate, ok? Inspirando esercitiamo anche l'estensione della schiena all'indietro e ritorno in asse. Ancora,
Prima mi allungo, poi mi estendo mantenendo l'autoallungamento della colonna. Un altro. Tirati bene, apri bene le spalle e voilà. Fantastico. Ora divarico bene gli arti inferiori, lasciando i piedi, vedete, orientati verso l'esterno. Mi piego sulla gamba sinistra e metto l'avambraccio sinistro nell'incavo della piega del pantalone e vado a flettere il busto tutto a sinistra e poi con questo braccio qui, nell'incavo, diciamo, dell'anca del pantalone, spingo via il bacino. Ok? Senti, mi decentro un pochino e sento allungare bene tutto questo lato. In parte sentiremo anche l'iliopsoas a livello dell'anca. Lascio quasi che proprio anche che il peso del tronco, della testa, del braccio vadano ad agire sulla catena cinetica laterale. Tirati bene. E lentamente su. Lentamente vuol dire prima il braccio e piano piano la schiena. Non farlo troppo di slancio questo rientro. Dall'altra parte, prima mi piego sulla gamba destra. Appoggio bene l'avambraccio sull'incavo, dell'anca, realizzo la flessione laterale del busto mantenendo il petto e le spalle aperte, dopodiché con questo braccio qui nell'incavo premo, spingo via il bacino e decentro ulteriormente il bacino mantenendomi in apertura con il petto e vado a sentire bene in questa porzione che vi segnalo lo stretching a livello laterale dell'anca, del bacino, parte della schiena. Cerco di sentire proprio il peso della testa, del braccio che mi portano in giù. Affondo un pochino il piegamento della gamba destra, ma continuo a decentrare, a spingere via il bacino. Ulala, dall'altra parte. Ritorno prima con il braccio e lentamente. Ritorna, voilà. Adesso ci prepariamo all'inizio del tappetino, ok? E facciamo sempre un mix di lavoro tra mobilità articolare e stretch. Una microsequenza che già conosciamo, quindi essendo in memoria dovrebbe essere più facile la realizzazione e di volta in volta andremo a migliorarla. Gira i palmi delle mani in avanti, fai un'ampia circonduzione con le braccia. Quindi come un'onda vai a scendere, cerca di tenere inizialmente tese le gambe, quando non riesci più, piegati con le ginocchia, ok? Piegati sulle ginocchia e vai a appoggiare a terra le mani. In realtà voglio poi che pur tenendo il peso sulle gambe, ti tiri in avanti, cammini il più possibile in avanti con le mani. Arriva un punto dove scivoli avanti. La stacca da terra i talloni e con controllo appoggi a terra le ginocchia. Continua a scivolare fino alla posizione di, diciamo, preghiera musulmana. Prendo bene il petto in basso, tirati bene, apri le spalle e il petto. Dopodiché rientra con i glutei verso i talloni, rientra con le mani verso le ginocchia. Con le mani spingi per appoggiare a terra i talloni come prima cosa, dopodiché tira in alto i glutei, senti tirare bene le gambe, porta decisamente il peso sugli arti inferiori, sulle gambe e quindi risali lentamente con la colonna. Oh là là. Lo faremo un'altra volta un po' lento così con la spiegazione e poi cerchiamo di dare fluidità. Giro i palmi delle mani in avanti. Ampia circonduzione. Come un'onda scendi dall'alto verso il basso, mantieni le gambe tese il più possibile. Se non tocchi terra, gambe distese, piegale le ginocchia, appoggiati a terra, ma cammina avanti, avanti il più possibile, tanto che ti tiri, scivoli, alza i talloni, appoggia con controllo a terra le ginocchia, sostenendo la posizione, raggiungi la posizione di preghiera musulmana, aprendo bene spalle e petto giù, fai rientrare i glutei verso i talloni, fai rientrare le mani verso le ginocchia, sollevando il tronco, spingiti con le mani per appoggiare a terra i talloni,
Alza i glutei verso il soffitto, tira bene le gambe e quindi risalgo. E ancora con fluidità. Inspiro e mi allungo, avanti e apro. Torno. Talloni su, metti proprio fluidità tra una posizione e l'altra, ampia circonduzione, onda per scendere, scivola avanti con le mani giù le ginocchia, preghiera musulmana, apro il petto, torno indietro, mani alle ginocchia, spingo, appoggio i talloni, alza i glutei, tirati su, vertebra dopo vertebra, e ancora. E fuori l'aria come un'onda, mi allungo, ginocchia, preghiera musulmana, apro, torno, mani alle ginocchia, talloni, alzo i glutei, su, facciamo insieme l'ultimo, forza, grande respiro e scendo, scivolo, mi trascino in avanti, talloni. E apro bene il petto, torno, voilà, talloni, glutei e vengo su. Molto, molto bene. Ora io sposto la camera, ragazzi, perché così vedete meglio. Così, così e penso così. Bravissimi. Ora ci mettiamo in posizione di gambe a Z, ok? Sì, avevo pensato a questo esercizio. Scusa, ho un po' di ho tanti esercizi che mi arrivano in testa. Allora, gambe a Z, ho la gamba destra avanti, ok? Comincio solo a fare questo movimento per l'anca con la gamba dietro. Ok, le mani vedi stanno qui e premono giù il ginocchio e vado a sollevare e abbassare bene la gamba dietro. Ancora un po'. Ok, braccia fuori, effettua il cambio lato, mani sul ginocchio. Gambe a Z con la gamba sinistra avanti, solleva e abbassa la gamba dietro, rullando praticamente sul tallone. Posso tenere flex, vedi il piede dietro, così facilmente rullo sul tallone. Apro, arrivo al limite e giù. Arrivo al limite e giù. Voilà, ok, braccia fuori, cambia la posizione, ancora gambe a Z di là, fantastico. Ora tieni le braccia fuori, da questa posizione sollevati, metti parallele le gambe, vedi che spariscono i piedi e vai dall'altra parte e ti siedi. Ti sollevi, metto in parallelo le gambe, vado dall'altra parte, mi siedo. Uno. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ultimo, 1, 2, 3 e 4. Ok, molto bene. Ora ragazzi, prendete il cuscino che vi avevo chiesto di preparare all'inizio. E ci mettiamo giù a terra sdraiati con il cuscino sotto al bacino. Bacino e schiena, quindi dovete, il cuscino non deve sporgere oltre la linea dei glutei, al contrario deve sostenere un pochino anche il tratto lombare, ok? Ginocchio destro al petto, lo afferro saldamente con entrambe le braccia. Ok, stendi l'altra gamba a terra con il tallone ben puntato. Attenta che la gamba tende ad extra ruotare,
ma non la nostra. Teniamola diritta. A volte è utile tenere il piede flex, vedi, perché senti meglio la posizione del piede, lo orienti verso il soffitto. Tira l'altro ginocchio al petto, tieni l'addome scavato, il pube verso l'ombelico, mento abbassato, resisti con l'altra gamba tesa il più possibile. 5 respiri qui. Per migliorarti, cerca di tirare di più il ginocchio al petto, stendere bene la gamba di terra, tenere bene l'allineamento. Un'altra cosa che fa la gamba è quella di virare verso l'esterno. No, lascio il tallone esattamente sulla linea dell'anca, ok? Quindi è impegnativa questa posizione. Respira e fuori l'aria, tieni bene. Ancora un respiro qui. Mollo un po', sia la gamba al petto sia l'altra. Ci ritorno un po' come degli elastici, ok? Risistema il cuscino se serve e prepara il ginocchio sinistro al petto. Le anche sono pari. Stendi bene l'altra gamba mettendo il piede flex. Fai attenzione che tenderà a virare in fuori, o a flettersi o a extra ruotarsi dritta, mantienila bene in questa posizione, tira forte il ginocchio al petto, tieni l'addome scavato, tesa il più possibile la gamba di terra. 5 respiri qua. Cerca di tenere le anche pari. Vai, cerca sempre di più di tirare il ginocchio al petto con la forza delle braccia e mantenere tesa l'altra gamba. Mento leggermente abbassato. Forza. E quindi sciolgo, tolgo la presa delle braccia, recupera l'altra gamba, risistemo un attimino il cuscino. Se serve, ok? E porta le gambe tese sulla verticale o semitese, ok? Tieni un po' il cuscino con le mani e porta un po' le gambe al petto così, morbidamente. Non scavare l'addome, non pensare a nulla riguardo agli addominali, porta solo morbidamente le ginocchia al petto. Tieni il mento abbassato. Quando porto le gambe sulla verticale le posso distendere, fletto un po' quando porto le ginocchia al petto. Ancora, molto piacevole per la schiena. Ancora due. Molto bene, con le mani spingi via il cuscino, mettilo da parte, metto le mani sotto alle ginocchia, mi sollevo con la testa e con le spalle e raggiungo la posizione seduta prima e seduta ancora, però con i glutei sui talloni e il busto allungato in avanti. Bene. Mentre tieni i glutei sui talloni, allungati più che puoi con le braccia, ok? E quindi sollevati con i glutei dai talloni, senza raggiungere subito proprio precisamente la verticale con le spalle, verticale intendo sopra i polsi. A questo punto gira le mani all'interno, fai in modo che la mano, se prolunghi la linea della mano destra, incontri il ginocchio sinistro e viceversa. Piega i gomiti e fai focus su questi quattro punti: gomito, gomito, anca, anca, proprio qui al centro delle due natiche, ok? Per
Pensa di allontanare questi quattro punti andando in avanti con i gomiti, indietro con le anche e allunga tutto ciò che c'è nel mezzo. Vai, tiro, 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 quindi mi piego un po', cerco di mantenere sull'orizzontale la schiena e ritorno. E ancora, vai, tira, ina, come se ti tirassero proprio i gomiti in avanti e le anche indietro. Tiro, 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 tiro bene. Ritorno. Ancora. Tiro, 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 tiro. E voilà. Ci mettiamo sdraiati, pancia in giù. Così. Molto bene. Lascia le mani a terra. Allora, considerate che le mani più sono sotto alle spalle, più l'esercizio sarà impegnativo. Più le metto avanti, più si rende semplice. Ciascuno di voi trovi la propria inclinazione, cioè la propria versione. Facciamo insieme ovviamente la prima, mettendo le mani, diciamo, in una posizione intermedia. Inspirando, ti sollevi, lascia il pube appoggiato, la schiena si inarca, ma dai il senso dell'allungamento. Quindi se così, già così senti troppo fastidio la schiena, puoi mettere le mani ancora più avanti. Se senti che ti è concesso, invece, metti le mani sotto alle spalle. Inspiro, su, tiro, 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 allontana bene il mento dal pube. Devi sentire tirare bene tutta la linea anteriore, anche gli addominali. E ancora. Su, 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 su. Ancora uno, su, 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 su. Molto bene. Lascia il braccio destro flesso, testa in appoggio, dorso del piede. Vado a prendere il dorso del piede flettendo il ginocchio. Avvicina più che puoi il tallone al gluteo, lasciando il pube ben appoggiato a terra. Respira profondamente. Lascio e piano stendi la gamba dall'altra parte. Vai, cambia la posizione per la testa, girati dall'altra parte, avvicina più che puoi il tallone al gluteo, lascia pari il bacino, apri bene le anche, soprattutto la destra, lascia ovviamente giù anche il pube, di respiro in respiro, prova ad avvicinare il tallone al gluteo. Molto bene. E stacco. Ora faremo insieme, tenendo le mani nella versione che avevamo fatto prima, ciascuno si ricordi la propria o sotto alle spalle un po' più avanti. Solleviamo il busto, flettiamo le ginocchia, pensiamo con la punta dei piedi di toccare la testa, con la testa di andare a toccare i piedi e ritorno. Ancora due volte. Su, cresci bene con il busto e scendi, ultima volta. E scendi, voilà. Flettimi solo le ginocchia, tantissimo, per raggiungere con le mani il dorso dei piedi. Tira un pochino ancora, ok? E a questo punto pensa di voler ridistendere le gambe, tanto che ti sollevi, chiudi bene le scapole dietro la schiena e cerca di sentire bene l'apertura delle spalle e delle braccia nella linea anteriore, una l'apertura del petto e quindi scendo ancora. Apro bene, tiro, 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 tiro e scendo ancora uno
Apro, 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 apro. E stacco. Mentre stacco, incrocio le braccia davanti e sotto al petto, lunghe le mani, nel senso che raggiungono due punti lontanissimi. La linea delle braccia incrocia la linea del tronco a 90 gradi. Appoggio il mento alla spalla. Io ho la spalla destra e resto a tirare le spalle nella direzione, nella posizione, diciamo nella porzione opposta. Quindi sento la spalla sulla sommità, sulla parte posteriore, l'area fra le scapole. Lascio che la posizione agisca e respiro profondamente. Rilassati in questa posizione. Solleva piano la testa e lentamente esci dall'incrocio delle braccia per cambiare l'accavallamento delle braccia. Io adesso ho il sinistro avanti, sopra così, quindi appoggerò la testa con il mento sopra la spalla e cerco di scaricare bene il peso. Lascio che la posizione, il peso agiscano. Voilà, tolgo il peso della testa dalle spalle, mi muovo molto lentamente per togliere l'accavallamento delle braccia, riprendo l'uso di spalle e di braccia con l'aiuto delle mani sotto alle spalle, mi sollevo e mi siedo nuovamente con i glutei sui talloni, allungandomi. Lascia la fronte a terra, tirati bene. Tiro, 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 tiro bene. Vai lontano, lontano, lontano. Ok. Ora ragazzi ci mettiamo sdraiati pancia in su. Quindi nuovamente supini. Sistemo un attimo. Bene, voi lasciate pure le braccia lungo i fianchi. Allora, per tutti, gamba destra. Sollevo la gamba, il piede destro da terra e lo infilo sotto, vedete, nello spazio sotto la gamba sinistra e ritorno. Sempre la stessa gamba. Uno, torno. Due, torno. Tre, torno. L'altra gamba 3 volte, quindi prova prima un po' il movimento, adattati bene, cerca di tenere sempre bene pari il bacino. 3 volte assieme. Uno. Lascia libero il respiro. Due. E tre. Bravissimi. Ora. Ancora l'altra gamba. E la mano opposta va a prendere il piede e lo tira in su. Andiamo ad aumentare lo stretching qui a livello della gamba. Tiro proprio, quindi difficile mantenere proprio pari, pari, pari il bacino, un po' si solleva, ma sento tirare bene a livello dell'anca e del quadricipite. Tengo qui, tieni forte la mano dietro, la mano sinistra che tiene il piede destro, scusatemi. Mento abbassato. Ancora un respiro qui. Voilà. Sciogli e fai dall'altra parte lo stretching. Sciogli un pochino il ginocchio se necessario. Vai a prendere
Infila il piede sotto la gamba, vai a prenderlo con la mano, tira un pochino, sia in su sia verso il gluteo e senti bene lo stretching a livello di coscia e di anca. Cerca per quel che riesci di mantenere pari il bacino. Respira profondamente. Voilà, stacca e cambia. Ora infila ancora il piede destro, vai a riprendere con la mano il piede, come abbiamo fatto prima. Voilà, tieni saldamente con la mano il piede destro, avvicina bene l'altro piede, sollevati con il bacino e scendi 5 volte. Uno e scendo. Due e scendo. 3, scendo, 4, scendo, 5, scendo, resta con la mano, solleva più che puoi l'altra gamba flessa e giù, sollevo 2 e giù, sollevo 3, sollevo 4. Al 5 resta, prendi il ginocchio da sotto così e tiralo verso di te bene, mento abbassato, teniamo qualche respiro. Tira bene il ginocchio al petto, forte con l'altra mano che tiene il piede. Sciolgo piano la posizione, voilà, sciolgo, cambio, infilo il piede sinistro sotto la gamba destra e lo vado a fissare bene con la mano qua. Ok? Andiamo a sollevare il bacino 5 volte, insieme sollevati da terra, 1 e giù, sollevo 2 e giù, sollevo 3. E giù, sollevo 4 e giù, sollevo 5 e giù, 5 volte solleva la gamba destra flessa e appoggia giù bene la schiena, 1 e giù, 2 giù, 3 giù. 4 giù, al 5 resta e vai con la mano opposta sotto e tira bene. Respira. Mento abbassato giù la schiena. Tira bene, guadagna un po' di mobilità in più e quindi sciogli. Molto bene, non abbiamo ancora finito. Sciogliamo un pochino le nostre gambette e di nuovo piede destro sotto la gamba sinistra, vai a prenderlo con la mano opposta. Solleva la gamba sinistra al petto. Tirala più che puoi verso di te senza sollevarmi l'altro ginocchio, però, eh? Sposta la mano destra all'esterno del ginocchio sinistro e vai giù con il ginocchio a terra. Cerca di farla, fai lavorare entrambe le mani. La mano dietro tiene giù il piede, in questo caso il destro, la mano qui davanti giù il ginocchio. Rilassa il resto del corpo, gli unici punti di forza sono proprio le tue mani che spingono giù il piede o il ginocchio.
Ossigenati bene. Mollo e piano ritorno. Voilà, molto bene. Sciogli un po'. Piede sinistro nello spazio sotto la gamba destra, vai a prendere il piede, ok? Solleva l'altra gamba. Tira la prima un pochino verso il petto senza sollevare da terra l'altro ginocchio. Sposta la mano sull'esterno del ginocchio al petto, porta, accompagna la gamba giù a terra e fai lavorare entrambe le mani per tenere giù con questa mano il piede, con questa mano il ginocchio. E mi rilasso con il resto del corpo. Lo so che è un parolone, ma provaci. Rilassa, senti il corpo pesante, la colonna allungata, tieni il mento giù. Vai, migliora un pochino il twist. Tira bene il ginocchio, i piedi al gluteo, il ginocchio a terra, crea intensità, il corpo è bello caldo. E lascio. Molto lentamente esci dal twist. Ok, prepara il corpo a stella e fai un grande, come un grande sbadiglio. Tirati bene con le gambe, con i piedi. Tirati, 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 tirati. Ah, e voilà. Molto bene. Mi è venuto come uno sbadiglio a me. La pigrizia mi fa recuperare la fascetta così. Voi fatelo con dignità. Io sono stata un attimo presa dal rilassamento, eh? Ora prendete la vostra fascetta, ripeto, con dignità e andiamo con la fascia oltre il piede destro. Stendiamo la gamba sulla verticale, la gamba invece sinistra a terra. Se non riesci a stendere la gamba destra sulla verticale, fermati poco prima della linea della verticale stessa. Tira il piede verso di te, mento abbassato, respira. Profondamente, cerca proprio di avvicinare la gamba tesa alla verticale e anche oltre. Conterò una trentina di secondi, dall'1 al 30, cerca di guadagnare sempre un po' più di stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tira anche la punta in giù a martello. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ultimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piano sciogli. Là là, molto bene. Sciogli un po' anche le mani. Che si affaticano magari nella presa della fascia, vai a prendere il piede sinistro, stendi la gamba sinistra sulla verticale, la destra a terra. Se non riesci sulla verticale un pochino prima, ma tira il piede a martello, ok? Pari le anche, bene la schiena, mento giù. Dall'1 al 30 cerca di migliorare lo stretching, attenzione a non mettere fuori asse il bacino, cioè le anche sempre allineate orizzontalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mento abbassato, 7, 8, 9, 10 ancora, cerca di migliorarti. 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, forza, pari le anche, mento giù, tallone a parte, piede a martello, uno, due, tre, tirati bene, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci e sciolgo, molto bene. Riprendi il piede destro, torna con la gamba sulla verticale, l'altra gamba distesa, afferra con le due estremità della fascia con la mano opposta, in questo caso la sinistra, porta fuori la gamba in modo da tirare bene anche l'interno della coscia. Respira profondamente. Ho la gamba destra giù e cerca di rimanere con il lato sinistro del corpo giù. Ovvio che qualcosa si stacca, ma cerca di rimanere giù. Tira sulla gamba, cambia mano, ok? Stessa gamba, mano opposta e vai dall'altra parte. Così andiamo a tirare anche bene l'esterno della coscia. Senti bene anche il gluteo. Ovvio che qui ci stacchiamo con spalla e gluteo destro, ma non andate completamente a cadere sul fianco sinistro. Ragazzi, io mi sono rilassata tantissimo, è già il secondo sbadiglio che faccio. E ritorno piano e voilà. Cambio sempre con dignità. Con dignità e decoro, vado dall'altra parte, prendo prima l'avampiede, stendimi la gamba, ho la gamba sinistra su, prendo con la mano destra, quindi la mano opposta alle due estremità e porta la gamba fuori, tutta giù a sinistra, cerca di resistere giù a destra con spalla, gluteo, gamba. Recupera e cambia, stessa gamba ma cambio mano, quindi braccio destro giù, mano sinistra in presa e giù dall'altra parte. Voilà, sento bene l'esterno coscia, il gluteo, vado giù da un lato ma cerco di resistere, diciamo non mi sollevo proprio completamente con il lato sinistro da terra, cioè mi sollevo ma ragazzi, terzo sbadiglio, cosa succede in questa lezione? Abbiamo fatto proprio, oggi abbiamo caricato un pochino di più, caricato nel senso, ho fatto esercizi di mobilità più complessi, vi siete accorti perché abbiamo lavorato dai piedi, quello in ginocchio, tanto le anche. Ancora un respiro qui. E lentamente ritorna. Voilà, togli. Sciogli un pochino le gambe, lascia le braccia fuori o basso così. E porta dolcemente le gambe a destra e a sinistra.
Puoi intrecciare le dita e allungarti con il busto, io non ci sto, l'ombrico in giù. Mentre fai questo movimento, tirati bene con le braccia in su. Voilà, rientra con le braccia, fermati con le gambe, braccia lungo i fianchi e fai delle rotazioni del capo a destra e a sinistra. Ossigenati bene. Molto bene ragazzi, rimanete giù così, anche se vedete che io mi sollevo, voi rimanete se avete il tempo, ok? Infatti, vi dico che intanto la nostra lezione per il momento è terminata, se avete ancora qualche tempo rimanete giù, godetevi questo rilassamento, ok? Io per dare il buon esempio sorseggio un po' d'acqua, mi raccomando, terminata la vostra lezione anche voi. Idratate bene il corpo. Bene, restate lì se avete tempo, rilassatevi. Buona serata, buona giornata e noi ci vediamo molto molto presto con un'altra lezione. Grazie e a presto.